Ciao a tutti ragazzi! Allora, questo è un video che stiamo facendo dove io e Andrea andremo a vedere un po' di film e poi faremo la recensione a caldo, andremo a parlare del film. Andrea, che ha 10 anni, appartiene alla nuova generazione, e io della vecchia generazione, quindi capire che cosa piace ai giovani e che cosa piace ai vecchi. Stiamo andando a vedere Wonder Woman e ci vediamo dopo. Ciao! Ciao! Era questo piano, il piano 5. Ragazzi, stiamo entrando. Siamo in ritardo, quando abbiamo iniziato, ci vediamo dopo. È finito il primo tempo. Come ti è sembrato il primo tempo? Figo. Figo, vero? Mi piace questa epoca della seconda guerra mondiale. Sì. Primo tempo promosso. Siamo appena usciti, abbiamo visto Wonder Woman. Che dire? Incominciamo con la recensione. Sì. Allora, diciamo che il film ha un buon equilibrio, tecnicamente è impeccabile. E il mio modesto parere, lei, anche se si è impegnata tanto, è molto carina, non è Wonder Woman. Secondo me Wonder Woman, proprio non me la immaginavo diversa. Però è stata molto brava, tranne nella parte finale. Non mi è piaciuta l'emozione che traspareva in lei, era troppo poco, era un po' troppo recitata. Vabbè, un po' troppo eccessivo il fatto che se ne fossero degli dei, quindi c'è una cosa che non sopporto, ma questo basicamente non lo sopporto in tutti i film di supereroi, cioè che ci stanno questi che hanno dei poteri pazzeschi e possono far esplodere qualsiasi cosa e poi si picchiano, cioè, ma dico, ma fagli scoppiare il cervello, no? Cioè, non lo so, però nel complesso comunque è uno dei più carini, cioè, ha un bel equilibrio. Tu che ne pensi invece? Io ne penso che molto reattivo, ci sta molto, molta azione, molto avventuriero. E concordo un po' con Vincenzo che non era proprio Wonder Woman. Sì. Lei ti piace? La trovavi bella lei? Cioè Vincenzo, in senso, non era proprio Wonder Woman, non era, ce l'aveva lo spirito tutto, solo che non mi sembrava Wonder Woman. Wonder Woman me la immagino diversa, con gli occhi azzurri, una fisionomica diversa, un naso però diverso. Però comunque era bello il film. Sì, il film era bello. Vale la pena vederlo perché è molto bello. È bello, è bello. È un commento su quello di prima che hai detto che scoppia il cervello. No, volevo dire, no, quello c'aveva dei poteri talmente incredibili. Però queste cose le riscontri in tutti questo genere di film, no? Sì. Che poi si picchiano. Ma come fai a picchiarti se hai i poteri che puoi far scoppiare il mondo, no? Cioè prendila disintegrala col pensiero. Nel senso che esce dopo sangue. No, non della serie. Cioè, perché ti devi picchiare se tu hai dei poteri soprannaturali? Non ha senso. Vabbè, comunque. Ha senso perché così almeno il film dura di più e ci sta più azione. Certo, hai ragione. Sennò dice finisce sempre. Comunque è un film che consigliamo a tutti, perché comunque è da cinema, c'ha una fotografia pazzesca, poi è bella che inizialmente il film è ambientato in quest'isola della Grecia, quindi ipercolorato, molto laccato, e poi quando va a Londra c'è una Londra un po' cupe, no? Sotto la guerra. Poi mi piace quando entri spellando, cazzo, guarda, quando entri dentro è tutto scuro, e dopo quando entri dentro è tutto brillante.
l'unica cosa carina che ho notato è che comunque il film non è corto, è abbastanza lungo. Abbastanza, due ore. Anche qualcosa in più, cioè, comunque scorre molto bene, vero? Il primo tempo era volato, giusto? Perché c'era azione, quindi... ma non era poi, era dosata l'azione, era... Sì, però... Che certe volte parlavano c'era... anche un po' tanto. Sì, però non... Comunque, ragazzi... è un film che vale la pena vedere. E poi abbiamo un'osservazione da fare. Lei è molto carina, bella donna, belle gambe, bel viso, viso dolce, anche sensuale, ma aveva delle brutte mani. Cioè, le mani orrende, vero? Abbiamo trovato il difetto anche a Wonder Woman. Makes me fun.